L'ultima volta e anche la volta precedente noi abbiamo parlato, e voi ve lo ricordate, giusto? Abbiamo cominciato a parlare di qualcosa che si chiama uno stato, cioè l'individuo che pian piano entra sempre più in un pensiero che si quieta, in un'emozione che si quieta e in un'azione che si quieta. Che cosa vuol dire? Abbiamo detto che il pensiero, da pensiero che costruisce, che etichetta, che crea castelli, diventa sempre più un pensiero che riconosce ciò che c'è, ciò che esiste da fare, perché diventa sempre meno un pensiero che costruisce attraverso le vostre fantasie, i vostri ricorsi, le vostre immaginazioni, le vostre proiezioni. Abbiamo detto che questo fa sì che pian piano la vostra emozione diventa, non scompare, diventa un qualcosa che, o meglio, si crea nella vostra emozione un sottofondo pian piano di accoglienza che non elimina, come dire, i picchi anche un po' il su e giù, ma si crea un sottofondo di quella famosa dolce accoglienza che altri chiamano compassione, che, come dire, dà un tocco diverso a tutta la vostra emozionalità, proprio perché il pensiero vostro è un pensiero che sempre meno costruisce e quindi, vi ricordate cosa dicevamo? Che sempre meno cerca il ciò che manca, cerca il ciò che manca, che sempre più, adesso dico una parola che non vi piace, s'accontenta, riesce non perché riduce volontariamente le pretese, ma perché siete colti sempre di più da quella piccola realtà che si svela giorno dopo giorno, man mano che la mente si quieta, man mano che Conosciamo il quelle tempo che prendete in considerazione, vi ricordate, diventa un tempo più ristretto, perché sempre più posate la vostra azione sulle piccole azioni, sui piccoli fatti, sui piccoli, come dire, balenio di pensieri di ogni giorno, e li lasciate sorgere, li lasciate morire, giusto? Cioè, lasciate che finalmente quella sfidata di cui ho tanto parlato si presenti e operi dentro di voi. E operi dentro di voi. Ecco perché io ho detto che la sfilata è soltanto una metafora, che io ho utilizzato per condurvi qui, ovvero sia, per condurvi dove? Per condurvi in che cosa succede dentro di voi e attorno a voi nel momento in cui la mente si quieta l'emozione, si quietano i pensieri. E l'azione, diciamo l'altra volta, allora, invece che continuare a perseguire il ciò che manca, attività implementante, no, devo implementare qualcosa perché ho un dover essere, ho sempre un dover essere, io devo inseguire il dover essere cercando di colmare lo iato tra quello che sono, o meno che quello che riconosco di essere, e il dover essere. E sempre più invece la vostra azione, se io sempre più sono colto da ciò che c'è, senza che il pensiero mio costruisca su esso chissà che, sempre più la mia azione viene diretta da altro, non dal vostro pensiero, da altro.